In Toscana c'è qualcosa che non va. Sarà un anno molto difficile per l'olio. Ce ne sarà pochissimo e quel poco che ci sarà costerà carissimo. Questo è dovuto al maltempo, ma soprattutto alla famigerata mosca olearia. Il 50-70% delle colture tradizionali e addirittura l'80% di quelle biologiche ci dicono che infatti per quanto riguarda l'olio sarà un'annata da dimenticare. Sarà difficilissimo trovare infatti il marchio DOP e IGP. L'animale responsabile di questa devastazione agricola è un piccolo insetto, ovvero la Bactrocera ole, una mosca che depone all'interno delle olive le sue uova. La larva cresce, diventa crisalide e intanto prende nutrimento dall'oliva stessa, per poi uscirne quando la sua trasformazione è completata. Ma di olive sane, per questo, non ce ne sono più. La mosca ha sempre infestato gli olivi, però quest'anno è arrivata prima, per via dell'estate che forse non abbiamo mai avuto. Infatti, già verso la fine di giugno, la mosca ha cominciato a infestare le coltivazioni. Non soltanto sarà difficilissimo trovare una bottiglia di olio toscano ad un prezzo conveniente nei nostri supermercati, ma soprattutto l'Italia avrà grandissime perdite per quanto riguarda risorse e fatturato. Infatti il nostro Stato ha un patrimonio di 250 milioni di olivi su 1 milione e 100 mila ettari di terreno, un fatturato di 2 miliardi di euro con esportazioni pari a 1,2 miliardi. Per avere comunque più chiaro e completo il quadro della situazione, siamo andati a parlare con un coltivatore della zona. Siamo a Signa, provincia di Firenze, dove gli anni scorsi i raccolti sono stati piuttosto buoni. Ma quest'anno, purtroppo, non è così. Cosa è successo? Andiamo a controllare. Siamo arrivati. Siamo qui con Franco che ci farà il quadro della situazione. Franco, che cosa è successo e dici soprattutto che cosa è questa famigerata mosca? La famigerata mosca, lei il problema che lei è un insetto e viene per regola alla fine di giugno, di luglio. Però quest'anno, per causa della stagione, che è stata un'estate, diciamo, molto fredda, la mosca è partita prima, perché la mosca è un insetto che proviene dal mare, in un certo momento, quando si raffredda, viene per depositare le uova sulle olive. E poi quando c'è poca, diciamo, di questa mosca, per il solito vengono macinate le olive, ebbene un olio si può giustamente anche adoperare, ma quando un'annata come quest'anno su 100 olive ce ne sono 99 che sono bacate, effettivamente il verme, il baco, come volete chiamarlo, in un certo momento lì dentro comporta e fa una specie di olio e si mischia nell'olio quello rimanente dell'oliva. Ben fatto, diciamo, nel senso, ben adoperato e tutto, però solo col pensiero di quello che uno mangia conviene lasciarla sull'albero. Ci fai vedere cos'è rimasto delle olive? Certo, si apre un'oliva e se vedete, nell'aprirla dentro c'è, diciamo, il verme. Il verme sta mangiando vicino, come vedete, marcisce l'oliva e si indebolisce, diciamo, alla parte del gambettino e casca. Il cascare finisce che non è ancora, diciamo, l'oliva matura di poter avere l'olio abbastanza e il raccolto va malore. Abbiamo visto gli effetti della mosca, però è vero che molta parte del raccolto, almeno in questa zona, è stata compromessa dalla grandinata devastante che è venuta giù i primi di settembre. Allora, il discorso della grandine è questo: venendo grandine abbastanza grossa come le è venuto, di dove è passato, diciamo, questa famosa grandine, le ha, diciamo, battute, ni batte, anche queste marciscano, è come dice se uno una frutta dice è battuta, è più sottoposta a marcire, pertanto con l'attaccatura di picciolo, si dice picciolo, cambo come vuoi chiamarlo, le vengano buttate in terra. Quindi raccolto danneggiato, ma il prossimo anno che cosa prevedi?
La previsione per il prossimo anno è bisogna vedere un po' come va, diciamo, le temperature, come va il tempo. Effettivamente per l'olivo l'inverno è molto buono e propizio se viene del freddo, non freddo da poter danneggiare la pianta, però è il freddo è un grandissimo, diciamo, disinfettante per l'olivo, per levargli molte malattie, diciamo, e c'ha il fatto della mosca. Se viene un'invernata, diciamo, bella, rigida, e poi viene la sua primavera, come veniva una volta, e l'estate al suo momento, per la mosca bisogna ricordarsi di fare la disinfettazione nel mese, diciamo, primi d'agosto, fine di luglio, primi d'agosto. E allora succede che quando è fatta la disinfettazione in tempo, viene, diciamo, l'oliva sana, senza problemi a nulla e tutto. Quindi, in conclusione, se qualcuno quest'anno vi dirà la famosa frase "ce l'ho con l'olio", voi dovete rispondergli con un'altra domanda, del tipo: sì, ma quanto l'hai pagato?